Buongiorno a tutti, oggi è il 18 di novembre, andiamo a fare come di consueto la nostra analisi sulle candele weekly, andiamo a vedere in dettaglio come la situazione in questo momento dove io ho messo delle partenze dei cicli, avevo detto di fare attenzione, ma andiamo a vedere cosa è successo guardando anche le performance. Allora, partiamo con le performance weekly, vedete, non c'è stato un Orange Juice che ha fatto ritornato al rialzo 12%, un Palladium, e poi andiamo a vederlo anche quello 8,45%, il Platinum ha fatto un 7,04%, il Silver un quasi un 7%, il Russell ha fatto un 5,26%, poi abbiamo vedete il Copper che ha fatto un 4,1%, un Australian Dollar che ha fatto 2,51%, poi vedete il cotone 2,26%, l'euro dollaro un 2 più 2%. L'S&P 2%, la sterlina 2%, l'indice del Dow Jones 1,89%, il franco svizzero 1,85%, poi vedete il Nikkei 1,81%, il Nasdaq ha fatto 1,78%, poi vedete che c'è stato lo Yen 1,22%, la soia ha fatto 1,13%, poi vedete che c'è stato il Corn 0,86%, poi vedete che nel negativo abbiamo avuto un crude WTI che ha fatto quasi un 2%. Il dollaro 1,93, poi vedete il caffè 2,08, il gas 2,34 e vedete che il VIX quasi un 9%. Ma andiamo a vedere l'euro dollaro. Allora, l'euro dollaro vedete che dopo quella grande discesa avevo detto attenzione perché eravamo in una fase, possiamo dire, tra 1,11 e 1,05, vedete che siamo restati sempre qua all'interno, vedete che il ciclo che è partito nel mese di ottobre 2023 aveva chiuso. Questo è uno, questo è il due, questo è il terzo. Adesso attenzione, potrebbe ritornare a fare il pullback, però attenzione, la media arancione che è rivolta verso il basso. Vedremo se andrà a prendere quello che avevo previsto in passato, 1,1177, se riuscirà a rompere o se farà il pullback e ritornare in basso. Comunque abbiamo preso il ciclo, abbiamo detto che questa poteva essere la ripartenza e così è stata. La sterlina invece, anche lei abbiamo preso la partenza del ciclo, avevamo detto che questa era partita, vedete che sta continuando, adesso vedremo fino a che non rompe questo 1,26751, rimane ancora per me tutto short, siamo ancora sotto la media 200 e poi vedete che anche la media 200 anche qui è rivolta verso il basso. Il dollaro yen vedete che è andato a prendere il massimo, però vedete che ha chiuso con una candela rossa. Vedete che il ciclo qui è alle partenze, adesso vedremo se riuscirà a rompere il massimo fatto nel ottobre 2022 e continuerà al rialzo o se invece continuerà a scendere, a chiudere adesso il ciclo. Vedete che questo ciclo che è partito siamo alla 19ª barra, vedete che è partito nel mese di luglio, vedete che sta continuando a salire, estremamente comunque tutto rimane ancora al rialzo. Guardiamo anche il dollaro canadese che invece non è andato a prendere quell'1,39 che avevo previsto, per un momento siamo qui, siamo sempre comunque al rialzo, vedremo cosa farà nelle prossime settimane. Ora passiamo negli indici. Allora, gli indici, vedete che l'indice delle commodity, eccolo qua, è fermo, vedete che non si sta muovendo, ha fatto una candela, una doji, attenzione, qui avevamo detto che era partito il ciclo nel maggio 2023, però non ha avuto quella grande forza come aveva avuto nel periodo del 2020, se vi ricordate qua nel 2020 ci fu questa grande salita sulle commodity. Poi vedete che il VIX invece anche lui sta continuando a scendere, io ho detto che qua era partito un ciclo, è partito però senza avere forza, avevo detto fate attenzione alla media 200, guardate come è preciso, si è fermato e è ritornato al ribasso e potrebbe adesso continuare a scendere, vedremo cosa succederà su questo supporto, per il momento rimane tutto short. Il Dow Jones, una settimana che il Dow Jones, vedete che ho detto fate attenzione a questo minimo, beh, infatti che poteva essere il minimo della ripartenza, così è, adesso andrà, vedremo se andrà a prendere questo, fare il pullback, se potrebbe, avevo previsto che potrebbe anche andare a prendere quel 36.970, quel massimo fatto nel gennaio 2022, per il momento e rimane tutto al rialzo. Il DAX, anche lui, guardate questa grande candela, anche qui avevo detto di monitorare questo minimo, era un minimo molto importante, vedete che siamo anche qui al rialzo, vedete che adesso potrebbe ritornare a fare il pullback e rischia di veramente di andare a prendere i 17.000. Staremo a vedere come continuerà la settimana prossima. L'S&P 500, vedete che è andato a fare anche qui il pullback, sta continuando a salire e vedete che io ho messo qui la freccia, adesso potrebbe andare a prendere questo massimo, vedete che qui potrebbe fare anche questo. Noi facciamo così, questo
Questo potrebbe essere il prossimo target del nostro SP500. Vedete che lo mettiamo qui. Vedremo se andrà a prendere questo 46-37, che è il massimo fatto registrare nel marzo 2022. Vedete che tutto rimane a rialzo. Poi andiamo a vedere l'indice del dollaro. L'indice del dollaro che avevo detto che c'era da monitorare quel 106. Beh, 107, 106 era da monitorare, vedete che ha fatto questo 107-113, ho messo qua su quel massimo fatto registrato nel novembre 2022 e vedete che è ritornato al ribasso, adesso sta chiudendo sicuramente il mezzo ciclo, vedremo, contiamo il numero delle candele e vedete che siamo veramente al più del mezzo ciclo, qui siamo in discesa, potrebbe ritornare anche qui su, a riprendere questo minimo qua fatto registrare a 100, però per il momento togliamo adesso che non ci serve più Fibonacci, eccolo qua, Fibonacci lo togliamo, adesso comunque aspettiamo la chiusura del ciclo, per il momento non c'è niente da fare. Adesso andiamo a vedere le commodity, no, scusate, il ratio che vedevo, come si sta comportando il ratio e vedete che il ratio è veramente, il ciclo era partito qua, questa candela qui, vedete che gli ha fatto due candele, adesso ha fatto una doji, vedete che avevo detto sempre che finché non rompe questa resistenza fatta nel febbraio 2023 rimane tutto incerto, vedete che per momento lo vedete anche qui è partito il ciclo, adesso vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Passiamo adesso alle commodity e andiamo a vedere cosa succede nelle commodity. Passiamo prima a vedere il palladium. Il palladium, eccolo qua, palladium. Allora, il palladium, vedete che avevo detto anche qui, mettiamo una nostra resistenza, un nostro punto che potrebbe essere un punto importante. Scusate che togliamo, eccolo qua, lo metto qui, ecco. Vedete che avevo detto che poteva andare a 833 o anche più giù, vedete che vado a mettere che erano i due punti sul Palladio che erano da monitorare, veramente non sappiamo se questo è il mezzo ciclo, la chiusura del ciclo. Comunque va, andiamo a controllare per sicurezza cosa sta succedendo. Vedete che, scusate, un pochettino più in su. Eccolo qua. Allora, se vedete che io ho detto che qui potrebbe andare a prendere questo 833, per il momento aspettiamo, vedete che per me rimane ancora tutto ribasso, ha fatto una candela positiva, però per il momento rimane incerto sul Palladio, inutile fare nessuna operazione da aprire. Il VWET, vedete che il VWET, avevo detto che questo poteva essere il mezzo, la partenza del ciclo, per il momento non si sta muovendo, siamo in una fase laterale, non ci sono le condizioni di entrare. La soia, vedete, dopo aver toccato, io ho detto attenzione perché la 1050 è rivolta verso il basso e ho detto fare attenzione prima di entrare, vedete che ha cercato di salire, bisogna aspettare la chiusura della candela di questa settimana e vedete che è ritornato ancora con una candela rossa e non ci sono le condizioni di entrata, questo è il mezzo ciclo, la partenza del ciclo, però per il momento anche qui finché non rompe questa media 50 non ci sono le condizioni di entrata. Il corno, vedete che anche qua siamo fermi, non ci sono condizioni di entrata, lasciamo perdere. Il gold, dove proprio una settimana, settimana scorsa, avevo detto che quella era una correzione, vedete che ha recuperato. Gold comunque rimane al rialzo, la media 50, media 200, tutta rivolta verso l'alto, adesso potrebbe ritornare veramente a prendere i 2051. Noi aspettiamo, non facciamo niente, non ci sono per il momento le condizioni, mettiamo questo così, non ci sono le condizioni per il momento di entrata. L'argento ormai ha fatto anche lui questa candela outside rialzista, questo avevo detto che è la ripartenza, staremo a vedere se l'argento riuscirà ad andare a prendere quei 26, per il momento anche qui rimaniamo ancora con il rialzo. Poi il petrolio che avevo detto attenzione che poteva andare a prendere la 1200, vedete che ci si è avvicinato, vedete che qui
qui, avevo detto che si è avvicinato. Aspettiamo, non sappiamo se questa candela sarà la partenza del ciclo. Per il momento aspettiamo settimana prossima. Non ci sono le condizioni di entrata. Per il momento rimane, il trend rimane ancora al rialzo. Andiamo a vedere se questo minimo è il minimo della ripartenza. Si potrebbe anche entrare e mettere proprio lo stop sotto a 70, qualora come punto di riferimento, un piccolo stop. Staremo a vedere cosa succede settimana prossima. Il platino che ha recuperato, vedete che anche qui, questo è un cardiopalma. Platino che per il momento non ci sono condizioni di entrata, siamo sotto la media 200. Aspettiamo di vedere che cosa succede. Il caffè che in questo momento vedete che si è fermato sulla resistenza, ho detto che questa è la partenza del ciclo. Per il momento siamo fermi, anche qui per il momento non ci sono le condizioni di entrata. Il caffè e il gas, candela rossa, continua a salire, dovrebbe chiudere il ciclo. Rischiamo di ritornare ancora a 1,89. Il copper invece lui è ancora fatto una candela, però siamo sotto la media 50, sotto la media 200, non ci sono le condizioni di entrata. Guardiamo anche lo zucchero che al momento anche lui rimane tutto al rialzo. E poi l'orange juice, vedete cosa sta facendo? Siamo ritornati sopra i 400, ha fatto 419. Vedete che io sono dentro ormai da 2 anni sullo zucchero e sta facendo questo grande profitto. Vedete che il prossimo target potrebbe essere ai 440. Staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime settimane. Lo zucchero per me rimane ancora così, lo metto questo prossimo target. Io vi ringrazio ancora di seguirmi, vi auguro a tutti una buona notte, buon weekend e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti.